passato esattamente un anno dallo scoppio della pandemia in Abruzzo con il primo caso di Covid accertato a Roseto. La notizia l'avevamo data in tempo reale nel corso della nostra rassegna stampa mattino 6. È un uomo ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Mazzini di Teramo, il risultato positivo al primo test per il Covid-19, il coronavirus. Guardi, io la prima disposizione è quella di evitare gli assembramenti e le riunioni di persone, quindi sono riuscito, nonostante fossero le 7:15, a contattare immediatamente i dirigenti scolastici, a comunicare la mia intenzione di chiudere le scuole. Da allora oltre 50.000 persone hanno contratto l'infezione in Abruzzo e purtroppo oltre 1.200 pazienti non ce l'hanno fatta. Dall'analisi dei dati è interessante notare come nella prima ondata i casi complessivi furono appena 3.780, il 7% del totale, mentre il 93%, cioè 49.765 contagi, riguarda il periodo dal 1 di settembre ad oggi. Questa discrepanza, oltre che per la differenza nell'arco temporale preso in esame, potrebbe essere anche spiegata con una maggiore contagiosità del virus nel frattempo mutato, ma anche con l'impreparazione diagnostica della prima fase della pandemia, quando l'apparato di analisi dei tamponi ne riusciva a processare solo alcune centinaia e solo molecolari. In questi mesi la morsa del coronavirus si è allentata solo in estate, quando contagi e decessi erano ridotti allo zero, merito anche dei quasi 3 mesi di chiusura e clausura. Ma lo scotto di un'estate quasi normale, di feste e gite fuori porta, di spiagge affollate, ristoranti e bar aperti che hanno dato respiro all'economia, si è pagato con gli interessi in autunno. A metà settembre, infatti, si è registrata la prima vittima e di lì in avanti i numeri sono cresciuti in maniera vertiginosa, complice anche la riapertura delle scuole. Il record assoluto di contagi registrati in un solo giorno c'è stato lo scorso 14 di novembre con 939 casi. Nella prima ondata il record fu appena di 160 casi il 29 di marzo. Sul fronte dei ricoveri il giorno più duro è stato il 30 novembre con 790 pazienti ospedalizzati. Per quanto riguarda le terapie intensive invece il dato più alto è di 78 unità e si è registrato ieri e martedì. Nella prima ondata, il giorno più difficile in termini di pressione sugli ospedali è stato il 3 di aprile con 437 ricoveri, 76 dei quali in terapia intensiva. Oggi in ospedale ci sono 688 persone, 74 delle quali in rianimazione. Ma questa maggiore resilienza del sistema ospedaliero abruzzese è frutto anche degli adeguamenti che ci sono stati in questi mesi, dal Covid Hospital di Pescara all'aumento dei posti in area medica e in terapia intensiva su tutte le ASL. Oggi l'Abruzzo fa i conti con le varianti, in particolare quella inglese, che sta martoriando l'area metropolitana. Diversi anche i casi di variante brasiliana, in particolare all'Aquila e nel Chietino. Qui la prima vittima, Francavilla al Mare, dove nei giorni scorsi è morto un 67enne di rientro dall'Umbria. Resta a questo punto l'incognita vaccini. La campagna è partita tra polemiche e ritardi, ma procede a fatica, anche per la scarsità delle dosi a disposizione. Affinché il prossimo 27 di febbraio tutto questo sia un brutto ricordo o quasi, la via da percorrere e la speranza è soltanto una, che i vaccini diano la tanta agognata immunità di gregge e che si possa tornare ad una vita quasi normale, simile a quella che esisteva prima del 27 febbraio del 2020. E buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione flash del telegiornale per lasciare spazio a Diretta Stadio. Avete sentito, insomma, è passato un anno dal primo caso di coronavirus nella nostra regione. Purtroppo la situazione resta molto molto preoccupante sia sul fronte dei contagi che su quello dei ricoveri nell'area metropolitana e non solo, perché ad esempio anche l'aumento dei ricoveri in provincia di Teramo ha fatto decidere l'ASL di limitare per una settimana i ricoveri nei 4 ospedali della provincia ai soli casi urgenti e agli interventi salvavita o sulle patologie oncologiche. Questa è la decisione assunta proprio pochi minuti fa nel vertice con l'azienda sanitaria e le istituzioni. Per quanto riguarda l'area metropolitana, Covid Hospital di Pescara è sempre pieno e la pressione sul nosocomio, non solo di Pescara ma anche di Chieti, è davvero pesante. Si valuta
in queste ore anche la chiusura globale in tutto l'Abruzzo delle scuole, cosa che a Pescara è stata fatta per la prima volta. Allora andiamo ad ascoltare proprio il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Sindaco, a Pescara la situazione è sempre più difficile, aumentano i ricoveri in ospedale, aumentano i positivi, una situazione complicata che lei aveva percepito alcune settimane fa quando aveva chiuso per primo le scuole nella nostra regione, ora probabilmente ci sarà la chiusura delle scuole in tutta la regione. Quando eravamo ancora in zona gialla, il 6 febbraio io ho fatto l'ordinanza, che era un'ordinanza molto azzardata, molto difficile, perché andava oltre il DPCM sulla chiusura delle scuole, perché siamo arrivati fino alle scuole di infanzia. Sembrava un provvedimento che era azzardato, però adesso anche la regione sta ragionando su un provvedimento del genere, dopo che tanti sindaci si sono adeguati. Per esempio tutti i sindaci della zona costiera del Pescarese, da Montesilvano a Città Sant'Angelo, a Spoltore, già hanno fatto questi provvedimenti di chiusura delle scuole, e adesso la Regione farà un ragionamento complessivo, proprio perché abbiamo chiesto alla Regione di intervenire su una materia molto delicata per evitare che ci fossero delle chiusure a macchia di leopardo che creavano solo problemi alla comunità. Poi anche perché non era giusto che i sindaci si assumessero queste responsabilità nel momento in cui c'è un'espansione del contagio che riguarda territori molto ampi. La Regione sembra aver recepito questa indicazione, tant'è che credo nella giornata di oggi emetterà un provvedimento che va in questa direzione: chiusura delle scuole, didattica a distanza nelle scuole, quindi sospensione della didattica in presenza anche nelle scuole elementari e nelle scuole medie, che invece sono rimaste fuori dal provvedimento del DPCM. Questo succede perché? Perché c'è la variante inglese che colpisce i giovani, che colpisce i ragazzi, cosa diversa dal ceppo originario del coronavirus che invece colpiva le persone più anziane. Adesso c'è una percentuale di circa il 20% di giovani da 0 a 20 anni colpiti, ovviamente in termini assoluti, rispetto ai contagiati. E questa mattina all'età di 84 anni si è spento l'ex parlamentare Giuseppe Quiete, avvocato, giornalista, scrittore e soprattutto esponente tra i più noti della Democrazia Cristiana. È stato deputato per 3 legislature dal 76 all'87, eletto nel collegio dell'Aquila e anche consigliere comunale ed assessore a Pescara fra la metà degli anni 60 e gli anni 70. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo alle 15 nella chiesa di Cristo Re in via del Santuario a Pescara. Restiamo nel capoluogo adriatico. L'ATI Naiadi 2020 ha ufficializzato la rinuncia alla gestione dell'impianto sportivo della Riviera. La Regione Abruzzo, che è proprietaria del complesso, chiede che venga riaperta almeno la vasca per la pallanuoto. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'ATI non riapre le Naiadi e ne riconsegna le chiavi. La società che gestisce la struttura sportiva di Pescara da luglio 2019 lo ha comunicato nella serata di giovedì alla Regione Abruzzo, proprietaria del complesso. La convenzione sarebbe scaduta il 31 luglio prossimo. L'ATI deve riaprire almeno una vasca, il palapallanuoto, dice la Regione, così da consentire alle squadre impegnate nei campionati di interesse CONI di potersi allenare e di giocare alle Naiadi le partite casalinghe. E in ballo vi sono anche i posti di lavoro dei dipendenti del complesso sportivo. La Regione si è offerta di sostenere economicamente l'ATI, ma la società è ancora in attesa di 35.000 euro anticipati per lavori di manutenzione straordinaria e mai rimborsati. L'ATI ha eseguito lavori mai autorizzati, mentre non ha realizzato le opere richieste, fanno sapere dalla Regione. La Giunta Marsilio finora ha perso tempo, questo l'affondo del centrosinistra. Il centrodestra, dai continui dissidi, si è insediato nel 2019. Aveva una proposta di project financing di 10 milioni e mezzo e Dio solo sa quando c'è bisogno di soldi su una struttura che da troppo tempo non viene più manutenuta. L'hanno fatta scadere, 2 interpellanze da parte mia, quella proposta è scaduta e poi è stata revocata. Si faccia in fretta e si lavori per una cosa che garantisca la continuità, un buon servizio e il lavoro per i dipendenti.
E ora che l'ATI ha lasciato, la regione si trova davanti a un bivio. Vagliare il project financing, rimodulato e ripresentato dalla cordata di imprenditori interessati, oppure procedere con un nuovo bando per un affidamento più duraturo. Andiamo ad Isola del Gran Sasso adesso per l'apertura della Porta Santa per il Giubileo di San Gabriele. La testimonianza cristiana di San Gabriele della Addolorata fu così straordinaria e singolare da poter essere additata come modello per tutta la Chiesa, specialmente per le nuove generazioni. Sono le parole di Papa Francesco nella lettera inviata a Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo Atri, che oggi è aperto, lo vedete dalle immagini, la Porta Santa della Basilica di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso, dando così inizio alle celebrazioni per il centenario della canonizzazione del giovane passionista. Gabriele era un giovane del suo tempo, pieno di vita e di entusiasmo, spiega Papa Francesco, animato da un desiderio di pienezza che lo spingeva oltre le realtà mondane ed effimere per rifugiarsi in Cristo. Morto il 27 di febbraio del 1862 all'età di 24 anni, San Gabriele è stato canonizzato il 13 maggio del 1920 da Benedetto XV. Le iniziative pensate a 100 anni dall'evento si sarebbero dovute svolgere lo scorso anno, ma partono oggi a causa dell'emergenza sanitaria e si protrarranno fino al 27 febbraio del 2022. Adesso lo sport con la C, seduta di rifinitura per il Teramo che domani affronta la Paganese Albonolis, biancorossi che saranno senza Di Matteo, Lasic, Birligea, Minelli, Valentini, Viero e Cappa. Serve un risultato positivo e il tecnico Paci è certo che la sua squadra avrà fame di successo. Domani affrontiamo una squadra che è in super forma, è una squadra che ha cambiato 4 giocatori rispetto all'andata, ha cambiato allenatore e l'ho vista giocare, secondo me in questo momento compete con squadre che stanno in zona playoff, anche se la loro classifica è diversa. E quindi sarà una partita difficile perché l'avversario è un avversario forte. Adesso in questo momento i ragazzi sono molto vogliosi perché sappiamo tutti che il margine d'errore è ridottissimo, non possiamo più commettere tanti errori ed ogni opportunità è oro per noi, e quindi sono molto concentrati i ragazzi perché vogliono far bene, vogliono finire questo campionato nelle ultime 11 partite bene, vogliamo comunque arrivare nella zona playoff, che per noi sarebbe importantissimo, e quindi vedo la squadra molto concentrata, consapevole anche del fatto che abbiamo pochissimo margine di errore, abbiamo già commesso degli errori, quindi non possiamo più sbagliare se vogliamo fare un finale di stagione importante. Visto che spesso tu hai parlato di un percorso da fare, pensi che questo percorso abbia bisogno per essere completato di un'altra stagione? Assolutamente sì, perché questa è una squadra che io credo che abbia tanti margini di miglioramento, soprattutto nella fase offensiva. Dobbiamo migliorare anche certi aspetti nella fase difensiva, però questa squadra può migliorare tanto, secondo me, tanto può migliorare. Per quello io alla squadra parlo, noi siamo focalizzati sul vincere, però per me è importante l'aspetto del miglioramento, perché pensare di migliorare con questa squadra significa avere entusiasmo per finire la stagione e per giocare sempre meglio di quello che possiamo. C'è bisogno di tempo, soprattutto nei ragazzi giovani, quindi certo che un'altra stagione di percorso sarebbe importante. È 0-0 tra Pescara e Lecce quando si è al 12° minuto. Tra poco Diretta Stadio proseguirà per seguire insieme questa partita decisiva per il Delfino. L'edizione flash del TG6 termina qui, il prossimo aggiornamento è alle 19:00.